Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la Verandina, questo luogo che negli ultimi istanti di vita di Padre Pio fu fondamentale perché venne portato qui da Padre Pellegrino e poi un saluto a tutti i suoi fedeli, i suoi figli spirituali, una benedizione. 1915. Nel 1915 Padre Pio era a Pietrelcina, si trovava nella sua terra natale perché una strana malattia, come ben sappiamo, lo costringeva a stare a casa. E lui scrive a Padre Agostino, il suo padre lettore, scrive una lettera particolare, intensa, perché lui si sente quasi smarrito, l'idea della presenza di Dio avvolta in un fitto velo. Ecco, lo racconta. Caro padre, non uno spiraglio di luce, non un momento di tregua. Sento venirmi meno il coraggio ed il pensiero di andare errato, ma l'idea di offendere Dio mi riempiono di terrore, mi paralizzano le membra e anima e corpo si sono posti sotto un pesantissimo torto. Ma quando poi la prova è più forte e cresce in maggiore intensità, il tormento di vedermi da Dio lontano mi strazia più crudelmente ed il suddetto pensiero allora non mi vale ad altro se non ad un maggior tormento per l'anima. Lo spirito allora si turba, la ragione fugge, mille idee di impazienza mi assalgono e questa verità sì consolante della presenza di Dio in tutte le cose resta come avvolta in un fitto velo. Tutti i pensieri, tutti mi dicono che sono lontano da Dio e non c'è balsamo che possa raddolcire questa piaga crudele, non c'è medicina che valga, né altra consolazione all'infuori di quella di patire un vero martirio per sì degna cagione.